grazie perché siete venuti, grazie perché volete sentire cosa nostra madre vuole da noi. Vi prego solo di aprire cuori. Vedete dopo, quando traducano messaggio, che è un po' triste, come penso io, perché noi siamo un po' teste dure, non vogliamo capire cosa è veramente importante in questo mondo, non vogliamo con cuore seguire nostra madre. Io vi prego, quando dopo leggete quello messaggio, pregate e con la preghiera provate a capire dove siete voi in questo messaggio, cosa voi dovete cambiare, cosa voi dovete fare per seguire nostra madre e per conoscere l'amore di Dio. Perché sicuro tanti da voi sanno che io dall'87 ce l'ho apparizione ogni due del mese, e questa apparizione è soprattutto per quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio, noi diciamo non credenti. E ogni due del mese Madonna ci dà messaggi come conoscere l'amore di Dio, lei ci insegna, e se noi la seguiamo sicuro un giorno conosciamo vero amore di Dio. Non lo so se tanti da voi non sono stati mai a Medjugorje, e io vi voglio dire solo in poche parole cosa è più importante, cosa Madonna chiede di più. Adesso siamo noi sei viventi, loro tre, Vitska, Ivan e Maria, hanno ancora apparizioni tutti i giorni, Jakov, Ivanka e io no. Io ogni 18 marzo quell'apparizione Madonna mi ha detto che avrò tutta la mia vita, a quello ogni due del mese non lo so finché quando lo avrò, perché lei non mi ha detto niente finché quando dura quello. Questa apparizione, come vi ho detto, è per non credenti. Madonna chiede che noi tutti i giorni preghiamo per loro, non solo noi viventi, anche tutti quelli che sentano che sono figli della Madonna, perché lei dice che noi possiamo cambiare non credenti, ma solo con la nostra preghiera e solo con il nostro esempio. Lei vuole che noi, in preghiere che le facciamo tutti i giorni, mettiamo in primo posto preghiere per loro, perché Madonna dice che tante brutte cose che succedono sul mondo, soprattutto oggi, come potete vedere tutti, guerre, separazioni, suicidi, droga, aborti, lei dice che tutto questo arriva da non credenti, e lei dice, figli miei, scusate, sono un po' emozionata. Lei dice, figli miei, quando voi pregate per loro, voi pregate per voi e per vostro futuro. Lei chiede anche il nostro esempio. Lei non vuole che noi andiamo in giro e predichiamo. Lei vuole che noi con la nostra vita parliamo, che non credenti possano vedere in noi Dio e amore di Dio. Io vi prego con tutto cuore, soprattutto oggi, che questa cosa prendete come una cosa veramente seria. Perché se potete vedere solo una volta le lacrime che Madonna ha in suoi occhi per non credenti, io sono sicura che pregereste con tutto cuore. Perché lei dice che questo tempo che noi viviamo adesso è tempo di decisioni. E lei dice che c'è su di noi, chi diciamo che siamo figli di Dio, una grande responsabilità. Quando lei chiede preghiere per loro, lei vuole che li facciamo in modo di lei. A come ho capito io, questo è prima sentire amore per non credenti, sentirli come nostri fratelli e sorelle che non erano fortunati come noi per conoscere l'amore di Dio. E quando senti così, puoi pregare per loro. Mai giudicare, mai criticare, mai sforzare, semplicemente amarli, pregare per loro e dare nostro esempio. Solo questo è modo di aiutarli.